Benvenuti al TG1 e buona Pasqua a tutti. 100.000 fedeli, decine di paesi collegati in Mondovisione, gli auguri in 57 lingue, il freddo che costringe il Papa a celebrare la messa di Pasqua all'interno della Basilica Vaticana. Nel suo messaggio Giovanni Paolo II ha sottolineato che la via della pace per i popoli tormentati dalla guerra è il dialogo e la mutua comprensione. La Pasqua è un sì alla vita, è un impegno a lavorare con coraggio perché si instauri la cultura della verità e dell'amore. Papa Wojtyła ha ripercorso i cammini della sofferenza contemporanea, Algeria, Bosnia, Burundi, Cecenia. Ha citato i curdi, i palestinesi, gli indigeni dell'America Latina. Ha detto di pensare sempre a Sarajevo. Parole di incoraggiamento anche per l'Italia, invitata a costruire un futuro di speranza attingendo dai grandi valori della sua storia. Pasqua bagnata, bagnata e fredda in gran parte dell'Italia. Le maggiori difficoltà si sono avute nelle regioni centro-meridionali. Rispetto a ieri, la situazione è migliorata, anche se di poco, in Umbria. Ripristinata la luce in tutta la provincia di Frosinone. Ancora neve, invece, in Basilicata. Freddo e pioggia non hanno però fermato i turisti. Mari, monti e città d'arte sono stati presi d'assalto. In prima fila tedeschi e giapponesi, attirati dai prezzi per loro bassi a causa del cambio. Ma secondo un'indagine, più della metà si dichiarano insoddisfatti dei servizi nel nostro paese. Gerardo D'Ambrosio, procuratore aggiunto di Milano, aveva definito ieri ambigua e insufficiente la risposta di Di Pietro sulla stampa alle dichiarazioni di Borrelli. Oggi Di Pietro gli risponde dalle colonne di Repubblica. Fra di noi molte convergenze, scrive, e qualche divergenza. Disaccordo cioè sulle esternazioni di D'Ambrosio, su Tiziana Parenti e sui conti esteri di Berlusconi. È vicina alla fine del pool, scrive Di Pietro, bisognava mettere nel conto che prima o poi potevamo essere fermati. E parla anche di attacchi contro il pool e tentativi di delegittimazione. Intanto Di Pietro, a Montenero di Bisaccia, non è andato in giro per il paese, ma è rimasto nella masseria con i parenti più stretti. La Francia ha intenzione di consultarsi con i partner europei nel corso dei prossimi giorni per valutare il futuro della missione dell'ONU in Bosnia. Lo ha annunciato il ministro della difesa Leotard, appena ritornato da Sarajevo, dove ha reso omaggio ai due caschi blu francesi uccisi negli ultimi giorni. Quello di Parigi è il più grosso contingente militare schierato in Bosnia, 4.700 soldati, e il suo ritiro getterebbe una pesante ipoteca sul ruolo delle Nazioni Unite nella ex Jugoslavia. Intanto, ad 8 giorni dalla sua scomparsa a Sarajevo, ancora nessuna notizia del giornalista italiano Matteo Toson. Medio Oriente, giornata nera per Hamas, l'organizzazione palestinese più ostile agli accordi di pace con Israele. 3 dei suoi militanti sono stati uccisi a Hebron, in Cisgiordania, durante uno scontro con i servizi di sicurezza israeliani. A bordo della loro auto sono state trovate divise e armi. Si sospetta che stessero per compiere un attentato. E a Gaza, una corte militare palestinese per la prima volta ha condannato a pene detentive 2 membri di Hamas. L'Organizzazione per la Liberazione della Palestina di Arafat continua a chiedere che gli estremisti islamici sospendano gli attacchi terroristici contro gli israeliani. Siglato oggi a Bruxelles un accordo tra Canada e Unione Europea sulla pesca. L'accordo stabilisce severe misure per la protezione di alcune specie ittiche. La commissaria europea per la pesca, Emma Bonino, ha definito l'intesa una vittoria per i pescatori. Unica voce dissenziente è quella del governo portoghese che si è opposto all'accordo. Ormai è certo, è di Sergio Castellari il corpo trovato 2 anni fa sulla collina di Sacrofano vicino Roma, dove l'ex direttore generale delle partecipazioni statali aveva la sua villa. E questo è il risultato delle ultime analisi del DNA di Castellari confrontato con quelli del figlio Giovanni e dell'anziana madre. Nei mesi scorsi fu avanzata l'ipotesi che Castellari fosse ancora vivo. Gli inquirenti dovranno stabilire se fu suicidio oppure omicidio. Secondo il perito balistico convinto dell'omicidio, la pistola fu manomessa e sparò 2 colpi. Castellari morì con un solo colpo alla testa, dunque sono ancora tanti gli interrogativi. 2 storie amare di bambini. A Bassano del Grappa, una neonata di appena 10 giorni, ammalata della sindrome di Down, è stata abbandonata dalla madre, 26 anni, nubile, che rifiuta di riconoscerla. La bimba viene assistita dal personale sanitario del nido del nosocomio bassanese. Forse sarà accolta in un istituto oppure sarà data in adozione. E a Licata, in Sicilia, un'altra bimba è stata salvata da un cassonetto. Ora è nell'ospedale di Licata. Oggi ha ricevuto le visite del personale del commissariato. La bimba sarà adottata. Le indagini per cercare la madre si sono allargate anche ad altri centri.
Nozze d'oro per Giulio Andreotti. Il senatore a vita e la moglie Livia hanno oggi celebrato i 50 anni del loro matrimonio con una cerimonia molto intima alla quale erano presenti solo i familiari. E siamo al tempo per domani. Freddo, neve e forte vento al sud, condizioni di estrema variabilità sulle regioni tirreniche. Al nord il cielo sarà limpido, ma anche lì farà molto freddo. Temperature stabile, vento forte, mari mossi. Ed è tutto per questa edizione, la prossima tra un'ora circa. Grazie per essere stati con noi e buona serata.